Su abbia ricambiato il sorriso. Dopo aver raggiunto la grande muraglia e aver attraversato questa montagna, quando raggiunsero Xianyang, erano già al sicuro. Moni è stata finalmente in grado di portare a termine la sua missione. Yusu non voleva andare a Xianyang. Non voleva sposare Qin Shi Huang e diventare una concubina. Vuole stare con Moni, ovunque possa andare. Chi non sarebbe tentato dalla richiesta di una donna così bella? Ma lui è il generale Qin e lei è la principessa di Koryu. Yusu ha cercato di uccidersi con la spada sguainata. Moni le ha detto di calmarsi e ha detto a Yusu: dovete vivere per il vostro popolo. Solo vivendo potete avere speranza. Devi promettermi che vivrai. Yusu le ha promesso che avrebbe vissuto per Moni. Il principe Tizza va a Qin con gioielli e bellezze. L'imperatore Qin gli chiese di scegliere il suo harem di bellezze. Il principe vede Yusu come la concubina preferita dell'imperatore Qin. L'imperatore Qin non era d'accordo e regalò al principe un dipinto al suo posto. Ma Yusu non ha mai sorriso da quando è entrata nel palazzo. Il pittore non è riuscito a dipingere il quadro. In quel momento arrivò il generale Moni. Yusu ha sorriso quando ha visto Moni. Proprio quello che voleva l'artista. Qin Shi Huang era troppo malato per essere salvato dai dottori. Decise di far seppellire le sue più strette concubine e Yusu era tra queste. In quel momento Nangong Yan disse a Moni: l'elisir dell'immortalità era stato preparato. Ma Xu Gui stava andando a scortarlo. Circondato dai ribelli, Moni chiede all'imperatore Qin il permesso di guidare le sue truppe. L'imperatore è d'accordo. Ma il ministro Cao Gao dice che non ha un grande esercito da portare con sé in questo viaggio. Se si guida un esercito per raccogliere l'elisir, i ribelli potrebbero approfittare dell'occasione per attaccare. Temo che sarà difficile proteggere l'incolumità di Sua Maestà. Moni prese solo i suoi cavalieri per andare a prendere la medicina e Moni uscì dalla tenda. Ha detto a Yusu che l'elisir avrebbe salvato la vita dell'imperatore. Se avesse potuto salvare la vita della concubina lì, Moni aveva giurato che non si sarebbe arreso fino alla morte. Yusu gli disse di tornare e che lo avrebbe sempre aspettato. Moni sapeva che le probabilità di successo erano contro di lui. Disse a tutti i figli e le figlie della famiglia Mo di ascoltare i suoi ordini. Chi ha genitori anziani si fa avanti, chi ha solo figli torna indietro, chi ha moglie e figli torna indietro. Il resto dei figli e delle figlie deve montare in sella e andare con lui a recuperare l'elisir. Ma gli altri devono vivere e morire con Monai, dopo che il generale Moni se n'è andato. Il ministro Cao Gao invia un messaggio al suo amato generale Cao Quang per uccidere Moni. Cao Quang disse a Xu Gui di consegnare l'elisir. Xu Gui riconobbe solo Moni e quando Moni arrivò, tra le due parti scoppiò una grande battaglia. Moni chiese a Cao Quang di lasciarlo andare con l'amuleto militare dell'imperatore. Ma Cao Quang ha detto che Moni aveva un amuleto falso. Disse ai suoi uomini di ucciderli tutti. Moni ha dovuto estrarre la spada per ucciderli tutti. I soldati non riuscirono nemmeno ad avvicinarsi al corpo di Moni. Moni ha salvato Xu Gui e se n'è andato. Meng Jie del campo di Cao Quang rispetta il Moni. Che i due fuggano da dietro l'esercito. Cao Quang si infuriò e fece cadere Meng Jie da cavallo con il suo arco e le sue frecce. Poi estrasse la balestra. Vento Nero è stato colpito in tutto il corpo e non si è fermato per il suo padrone. Ha cercato di inviare Moni e i rinforzi hanno fermato Moni. Vento Nero non riuscì più a resistere e cadde a terra. Moni disse a Nangong Yan di prendere l'elisir e di partire per primo. Moni rimane indietro per fermare i ribelli di fronte a un migliaio di cavalli. Con calma accarezzò il Vento Nero. Vento Nero, hai fatto il tuo dovere. La cavalleria avversaria si precipita verso Moni e trafigge Xu Gui a morte. Moni prende la sua lancia e vendica la morte di Xu Gui. Gli arcieri hanno cercato di uccidere Moni. Anche Cao Quang fu colpito dal suo coraggio. Non voleva morire così umiliato in guerra. Lasciando che i soldati di Mischia si facciano avanti, Moni prese in mano le sue due freelance. Non importa quanti uomini si avventassero su di lui, non aveva paura. I soldati rispettavano Moni per aver pugnalato a morte tutti i suoi avversari. Chiedendogli di arrendersi, Moni, in qualità di generale più coraggioso dell'impero Qin, non si sarebbe arreso, sarebbe morto in battaglia. Moni uccideva e uccideva e il terreno era pieno di cadaveri.